tra colline verdi e boscose, in una conca della valle della Bormida, sul versante piemontese dei Monti Liguri, sorge il complesso industriale di Ferrania, uno dei maggiori del mondo nel suo genere. Costruzioni bianche e modernissime, tetti freschi accanto ad altri più segnati dal tempo, alte ciminiere e vie e piazze e torri, e colossali parallelepipedi di cemento accanto a più umili costruzioni minori, laboratori, reparti di produzione e magazzini e depositi e servizi di ogni genere. Un insieme variatissimo e pur armonico, sintesi moderna del divenire nel tempo e nello spazio di una grande industria al servizio di una tecnica estremamente progredita. Ecco alcuni tra gli edifici più antichi, quelli che circondano l'immenso spiazzo centrale e che mostrano con quanta ardita preveggenza i progettisti originali avessero lavorato, consentendo alla fabbrica un accrescersi coordinato e regolare. La nuova palazzina della direzione e simboli del progressivo sviluppo della Ferrania in più di un quarantennio di vita, ecco tante altre costruzioni nuove, dalle linee geometricamente nette, concepite soltanto in funzione di una assoluta praticità, per compiti scientificamente e tecnicamente ben definiti. Ma il lavoro di edificazione e di ampliamento non si arresta mai. Cuore dello stabilimento, inesauribile fonte di energia, si leva la grande centrale elettrica. Essa produce calore e freddo, materie prime di forte consumo nella lavorazione del prodotto sensibile. Comandi automatici modernissimi con grandi quadri luminosi regolano in modo sicuro e a distanza il funzionamento delle caldaie. La presenza dell'uomo si riduce soprattutto al controllo intelligente. Un gruppo di enormi serbatoi in una vastissima sala semisotterranea e l'impianto di depurazione dell'acqua, altra importantissima operazione preliminare. Una macchina da presa cinematografica ingoia rapidamente pellicola. È la prima introduzione a un mondo nuovo che cercheremo di farvi conoscere. Esaminiamo al microscopio la sezione di una pellicola a colori già sviluppata. La punta sottilissima segnala ad uno gli strati di emulsione che erano stati sensibilizzati ai vari colori, stesi successivamente uno sull'altro, e indica da ultimo il supporto in triacetato di cellulosa. Questo è il prodotto finito, uno fra i più delicati e complessi tra i prodotti sensibili. Ma come si giunge ad esso? Quali sono le vicende della sua fabbricazione? In tutto il ciclo di lavorazione si ripete su scala industriale quanto avviene nei laboratori sperimentali. Il prodotto sensibile è composto sommariamente di un supporto, pellicola o carta o vetro, su cui è stesa l'emulsione fotografica sensibile alla luce. Ecco in un laboratorio di ricerca un distillatore di Todd, riportato quindi in proporzione gigantesca nella distilleria industriale. Qui dentro alla colonna si portano al massimo grado di purezza i solventi destinati a sciogliere il triacetato di cellulosa per la fabbricazione del supporto di pellicola. Ecco una parte dei magazzini delle materie prime.
In questo, entro i grandi serbatoi metallici, si raccolgono i solventi purificati, pronti ad essere immessi nel ciclo di lavorazione, attraverso una rete di tubazioni che collega direttamente i depositi con le macchine mescolatrici del reparto di fabbricazione del supporto. Qui in laboratorio è riprodotto lo scioglimento del triacetato nel solvente. La polvere di triacetato è stata versata in un bicchiere contenente i solventi, i quali per mescolazione sciolgono il triacetato fino a soluzione limpida. La cinematografia ci ha permesso di sintetizzare in pochi secondi quello che in realtà richiede parecchie ore. Ora, nel reparto, ecco cadere il triacetato in polvere nella tramoggia. A stato colloidale, esso viene agitato fino a completa soluzione omogenea dalle mescolatrici per essere poi pompato e passato attraverso successivi filtri posti in serie e a potere filtrante sempre maggiore al fine di eliminare anche le più piccole particelle insolubili. In questa macchina viene colato il supporto. Una superficie speculare a temperatura costante riceve la soluzione colloidale del triacetato in quantità regolate con la massima precisione. Per evaporazione del solvente si forma una pellicola che si distacca dalla superficie riproducendone la perfetta planeità. Qui il supporto è verde-azzurro perché è destinato alle pellicole radiografiche. Magazzini condizionati secondo particolari esigenze contengono i rotoli di supporto che attendono di passare alla stesa con l'emulsione. Questo edificio può essere detto la torre della carta fotografica. I rotoli di carta e di cartoncino vengono atterrati da speciali macchinari automatici, sollevati, trasportati, fatti viaggiare da soli. Anche qui l'intervento manuale dell'uomo è ridotto al minimo. Passano a un'altra grande macchina che impartisce loro il cosiddetto baritaggio. Impianti automatici modernissimi controllano la perfetta esecuzione dell'operazione. Ogni fase di lavoro è meccanizzata al massimo grado per assicurare gli indispensabili requisiti di costanza, qualità e quantità di rendimento, senza i quali non può aver luogo un'efficiente produzione industriale. Dopo il baritaggio i rotoli passano al magazzino e ad altre macchine. Ecco una calandra, una macchina che imprime sulla superficie la tipica granitura detta mille punti. A questo punto, sulla carta viene stesa l'emulsione sensibile, la parte più delicata del prodotto, che altri immensi reparti sono venuti preparando. La pesatura dei prodotti chimici per la preparazione dell'emulsione fotografica è l'ultima operazione che si può fare ancora in piena luce. Poi la lavorazione sia per la carta che per la pellicola proseguirà al buio o quasi, in edifici dalle pareti senza finestre, in ambienti ad aria condizionata e dalle porte comandate con cellule fotoelettriche, ove il lavoro è controllato da apparecchi in ogni più piccola fase. La precipitazione del bromuro d'argento deve essere fatta in gelatina. Nel bicchiere di destra il sale d'argento precipitato in sola acqua si riunisce sul fondo, mentre in quello di sinistra la soluzione di gelatina lo trattiene in sospensione come è necessario per la preparazione delle emulsioni sensibili. In vaste sale ad aria condizionata, illuminate da luci rosse, perché l'emulsione in questa fase è ancora scarsamente sensibile, si ripete su scala industriale la precipitazione del bromuro d'argento nella gelatina in mescolatrici a temperatura rigorosamente controllata. La
gelatina è il legante dell'emulsione fotografica e anche la sua preparazione ha richiesto difficoltose lavorazioni. Forse nessuna fabbricazione industriale è così strettamente, quasi raffinatamente tecnicizzata quanto quella del prodotto sensibile. Potenziometri, misuratori del grado di acidità o pH controllano ogni fase della lavorazione. Tecnici specialisti sottopongono i prodotti ad analisi varie, pesano su bilanci di altissima precisione, spettrografi registrano le caratteristiche delle emulsioni sensibili. Intanto l'emulsione fusa prosegue la sua vicenda. Eccola giungere ancora calda dalla precipitazione sulle grandi tavole di congelamento, lucide, d'acciaio inossidabile, e riempirle lentamente per poi solidificarsi. Il vapore si leva nell'aria e si condensa subito perché la temperatura dell'ambiente è sempre mantenuta ad appena qualche grado sopra lo zero. Il freddo è fornito dai giganteschi compressori di un altro reparto di quella stessa centrale, dove vedemmo già ardere il fuoco delle fornaci. Ora la superficie dell'emulsione è liscia, specchiante, congelata. Le mani dell'uomo che non la toccano mai ora ce la mostrano per rendere visibile lo stato gelatinoso dell'emulsione stessa in questa fase di lavorazione. Nel procedimento industriale invece macchine tagliano in cubetti la massa rappresa. I cubetti passano quindi a lavaggio per disciogliere il nitrato di potassio formatosi nella precipitazione del bromuro d'argento. Cadono in vasche dove l'acqua è in continuo movimento rotante. Finiscono poi nelle ghiacciaie a temperatura bassissima, chiusi in contenitori di acciaio inossidabile. Dalle ghiacciaie la fase successiva di lavorazione è quella della prima rifusione. L'emulsione è rimessa nelle impastatrici, portata a temperatura più elevata e nuovamente condotta allo stato semiliquido. Può così ricevere nuove aggiunte, gli speciali prodotti chimici detti sensibilizzatori. Tutto ciò attraverso un complesso impianto automatico capace di regolare da solo la dosatura dei prodotti e dei sensibilizzatori secondo le prescrizioni e le formule indicate dai laboratori. Nei laboratori di chimica organica, gli studi, i controlli, le analisi non si arrestano mai. Si continuano da un giorno all'altro seguendo la lavorazione, indirizzandola quando è necessario, perché il laboratorio è il pilota del reparto di produzione. Dal laboratorio passiamo ancora una volta alla lavorazione industriale. Come sempre, in dimensioni ben più vaste, macchine tratte da quegli stessi strumenti strettamente scientifici che abbiamo scorto poco prima, preparano in grandi quantità quei prodotti speciali che i ricercatori hanno studiato e affinato. Ecco una centrifuga. E il composto da essa separato. Apposite macchine stendono infine sul supporto l'emulsione nuovamente fusa. Il rapido passaggio in guaine a bassa temperatura la gelifica e la ancora al supporto. La pellicola può così entrare nell'essiccatoio. Questo lunghissimo corridoio, ove scendono lentamente i testoni della pellicola da poco emulsionata, è attraversato da correnti d'aria appositamente trattate e regolate, così da assicurare un essiccamento uniforme su tutta la superficie. A Terrania esiste anche un completo servizio per il controllo della radioattività atmosferica. Un aumento imprevisto della radioattività stessa potrebbe infatti significare la perdita irreparabile di intere partite di prodotti. Per questo le ceneri dei fogli di carta speciale, con cui viene raccolta la polvere dell'aria, sono studiate.
analizzate, essiccate ai raggi infrarossi, controllate minuziosamente e con tutte le precauzioni del caso sottoposte all'esame di molteplici apparecchi, tra cui contatori Geiger. Di stendimento ha la sua centrale di purificazione e di trattamento dell'aria. I volumi in gioco sono enormi. L'aria è filtrata, raffreddata, purificata, lavata, essiccata e riportata all'umidità richiesta dalle diverse zone dell'essiccatoio, a cui viene distribuita per mezzo di ampi e sicuri canali, i quali vibrano al grande vento che li attraversa. I testoni di pellicola emulsionata procedono lentamente nell'essiccatoio, seguendo il moto meccanico che li fa avanzare. Alla fine del tragitto l'asciugamento è completo. Ora si avvolge la pellicola in grossi rotoli chiamati assi, che passeranno poi ai controlli, alla tagliatura, alla confezione. La macchina che vediamo in funzione controlla, taglia e imbusta le pellicole fotomeccaniche. Decine di operai eseguono un ulteriore controllo statistico di queste pellicole, in questo caso pellicole per radiografia medica, prima della loro confezione. Aggiornatissimi impianti radiologici nei servizi sanitari dello stabilimento consentono la presa e l'esame di ogni tipo di radiografia. La pellicola cinematografica è controllata una prima volta nel corso della tagliatura. La numerazione indica la posizione delle varie strisce così come saranno tagliate e classificate e rende facile la localizzazione delle eventuali segnalazioni che, rilevate da operaie specializzate, sono registrate su nastro magnetico. Poi la tagliatura ha luogo. Serie di coltelli d'acciaio tagliano la pellicola. Nel nostro caso si tratta di positiva cinematografica e ne fanno grossi rotoli già pronti a ricevere le immagini dei fotogrammi, ma ancora privi di perforazione. La perforazione della pellicola è una delle operazioni più difficili della lavorazione. Un'intera officina di precisione lavora a ferragno intorno alle perforatrici e soprattutto al pezzo più delicato, il punzone.
Ecco il punzone finito, scomposto nei suoi elementi. Ed eccolo montato. Ora cominciano per lui pazienti, meticolosi, molteplici, vari controlli. E se la lancetta non segna sempre lo zero della perfezione, il pezzo non può essere accolto, perché nemmeno la minima irregolarità nelle perforazioni delle pellicole, che scorreranno velocissime nei corridoi delle macchine da presa e da proiezione, può essere tollerata. Una macchina perforatrice funziona a ritmo rallentato per mostrare il movimento del punzone e della pellicola. Nel reparto decine e decine di macchine nella debole luce rossa perforano rapidissime la pellicola costantemente sorvegliate dalle operaie. Stiamo seguendo la lavorazione della pellicola cinema. Ed ora vediamo qualcosa delle verifiche e dei controlli cui essa è sottoposta. Metro per metro la pellicola si svolge e passa sotto l'occhio attento delle verificatrici, direttamente o tramite visori all'infrarosso per le pellicole più sensibili. Poi si controlla l'uniformità della larghezza. Si controlla la costanza della centratura, qui nella negativa bianco-nero prima, nella negativa colori poi. Si controlla la regolarità del passo. Questo per tutte le pellicole, per ciascuno dei moltissimi tipi. Ci svela l'intima costituzione dell'ossido di ferro. È l'elemento base del materiale per registrazione magnetica, che tanta diffusione va prendendo in ogni campo. L'ossido che viene ottenuto da trucioli di ferro dolce viene prima adeguatamente trattato. Poi sottoposto al processo detto di insufflazione. E infine introdotto in speciali forni dai quali esce pronto per essere miscelato ai leganti e steso sul supporto per pellicola o nastro. Garanzia della qualità della riproduzione, ancora il microscopio ci mostra l'omogeneità e la perfetta regolarità della superficie del nastro finito. Poi vengono i controlli strumentali, qui si esamina l'isteresi magnetica. E infine la prova del suono, vera e propria. Intanto le pellicole proseguono nel loro cammino e dalle verifiche passano all'imballo. Questi sono rulli di pellicola fotografica che vengono avvolti nello speciale imballo protettivo detto barriera e viaggiano in 100 maniere entro i molti canali e condotti delle confezionatrici automatiche in un movimento che sembra ubbidire a nascoste leggi ritmiche. Ancora corridoi lunghi e nitidi, di una pulizia clinica,
ancora ermetiche porte di metallo e la volta del magazzino. Dentro, a temperatura controllata, a umidità controllata, sta il prodotto sensibile al fine completo, pronto a uscire dalla fabbrica per entrare nel commercio secondo le indicazioni elaborate da una centrale elettronica che in pochi istanti registra, seleziona e controlla gli ordini giunti da migliaia di clienti da tutte le parti del mondo, in cui si è aggiunta la civiltà delle immagini. La fabbricazione del prodotto sensibile si è compiuta. Ora esso attende l'ignoto raggio di luce per cui è nato dalla materia. È finita la lavorazione di giorno. Operai, operaie e tecnici si avviano verso le proprie case, verso il riposo quotidiano, mentre le squadre di notte prendono il loro posto nei reparti dove la lavorazione è continua. Molte luci resteranno accese fino all'alba nella conca di Ferrania.